Buongiorno ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di Brezze Letterarie. Oggi parleremo di un autore molto particolare, un autore forse tenuto ai margini del Novecento. Abbiamo già parlato di grandi lirici, abbiamo parlato di Ungaretti, di Montale. Oggi cominceremo a parlare di Umberto Saba, un autore che è stato tenuto forse anche in maniera del tutto impropria ai margini del Novecento per la sua grande capacità costruttiva, per la sua volontà di recuperare in qualche modo la tendenza dell'attività del passato. È un classico che mantiene rapporti sostanzialmente con il passato per il recupero del verso. Perché Saba è un classico? Soprattutto per l'ingenuità con cui cercò in un qualche modo di obbedire alla propria ispirazione senza complicazioni di carattere intellettuale, per il candore senza reticenze con cui ha saputo raccontarsi dando voce ai propri sentimenti e indagando i propri traumi infantili. E poi soprattutto per essere rimasto paradossalmente, nonostante le difficoltà che venivano imposte da un secolo in movimento e veloce come il Novecento, estraneo alle poetiche dominanti del secolo stesso, tanto da essere preso, suo malgrado, come modello, cioè maestro in un qualche modo degli esponenti del cosiddetto antinovecentismo. E poi, cosa non assolutamente facile, per avere saputo, in pieno XX secolo, quindi in un secolo pieno di innovazioni, mantenere gli schemi della tradizione, inseguendo in modo piuttosto consistente l'ideale di un verso musicale e orecchiabile. Saba nasce nel 1883, ha un'infanzia piuttosto complicata, difficile, a tratti anche, se vogliamo, caotica. Nasce a Trieste, questa grande città mitteleuropea che era stata anche la città di Italo Svevo, certo non centrale quanto la più sostanzialmente centrale Vienna, bombardata continuamente da stimoli di carattere culturale in questo senso, ma nemmeno marginale per quanto riguarda la tematica relativa alle attività svolte dalla persona in questione, cioè da un letterato del calibro appunto di Umberto Saba. Nasce nel 1883 da Felicia Rachele Cohen, un'ebrea, e da Ugo Edoardo Poli, che abbandonerà piuttosto presto sostanzialmente la famiglia, ancor prima della nascita del figlio, e fu additato per questo motivo come una sorta di sostanziale traditore di quelli che erano gli obblighi di carattere, diciamo, familiare. E il piccolo Umberto Poli, il cognome Poli, Saba sarà un cognome che prenderà successivamente come cognome d'arte, viene affidato ad una balia, Peppa. Questa balia è una balia oltretutto di origine ebraica anch'essa, e si legherà tantissimo a questa balia, profondamente, al punto da vivere poi sostanzialmente come un trauma il ritorno presso la madre. Saba, il nome d'arte, compare per la prima volta nel 1910 e poi fu regolarizzato successivamente all'anagrafe, non portò a termine alcun corso regolare di studi. La sua fu una formazione sostanzialmente, come quella di Montale, possiamo dire in un certo senso, da autodidatta. Il trasferimento a Firenze nel 1905, poi il trasferimento in altre città, soprattutto questo trasferimento a Firenze fu anche abbastanza deludente. Saba rimase estraneo ai circoli letterari del tempo e riuscì a pubblicare le prime opere soltanto praticamente di tasca propria. Dopo il servizio militare, nel corso del quale fu più volte tormentato da malattie di carattere nevrotico, sposò il grande amore della sua vita, cioè Carolina Wolfer, da lui chiamata Lina, da cui ebbe una figlia. Per mantenere la famiglia aprì a Trieste un negozio di articoli elettrici, trasferitosi a Bologna e poi a Milano a seguito di una crisi coniugale, diresse con successo alla fine un caffè concerto chiamato La Taverna Rossa. Allo scoppio della Grande Guerra lo troviamo praticamente sotto le armi e qui fu costretto ancora una volta a ricovero per un'ennesima crisi nervosa. Dopo la guerra tornerà a Trieste, dove aprirà una libreria antica e moderna, col marchio della quale pubblicherà nel 1921 l'opera più, diciamo, importante della sua attività letteraria, quella per cui ancora oggi noi sostanzialmente lo ricordiamo, la prima edizione del Canzoniere. Arriveranno intanto i primi riconoscimenti grazie all'incontro
con il critico Giacomo Di Benedetti e all'interessamento della rivista Solaria. La rivista Solaria era una rivista importantissima all'interno della quale scrivevano molti letterati di una certa importanza all'epoca, vi scriveva già Montale, Montale scriveva su due riviste in particolare, sulla rivista Solaria e sulla rivista L'Esame. Vi ricordo che sulla rivista L'Esame, per esempio nel 1925, sarà pubblicato il saggio Omaggio Italo Svevo che farà scoppiare il caso Svevo. 1925 che è anche la data in cui viene sostanzialmente pubblicata la prima raccolta, ne abbiamo già parlato nell'altro video, Ossi di Seppia di Montale, ma quella è la storia che già abbiamo visto sul correlativo oggettivo. Come tutti sapete, nel 1929 scoppiò praticamente la grande crisi del 29 e contestualmente a questo periodo Saba inizierà la terapia psicanalitica con Edoardo Weiss, allievo di Freud, quel Weiss che potrebbe anche essere preso in considerazione per esempio per le opere di Svevo, ne abbiamo già parlato. Vi ricorderete che nella coscienza di Zeno non è dato sapere a chi sia riferita quella famosa tematica relativa al dottoresse, cioè se si tratta di Svevo stesso, se si tratta di Sigmund Freud, ma sicuramente è una cosa che va messa in qualche modo in relazione con la presenza di Edoardo Weiss, divulgatore delle attività psicanalitiche di Freud, in Italia. Dopo il varo delle leggi razziali del 1938, Saba fu costretto a cedere, quantomeno nominalmente, la proprietà della sua libreria. E dopo l'8 settembre del 1943 dovette addirittura fuggire da Trieste e nascondersi per evitare la deportazione, in quanto, vi ricorderete, l'abbiamo detto all'inizio, la mamma era di origine ebraica. Il secondo dopoguerra e gli ultimi anni saranno degli anni particolarmente caotici per Saba. Lo troviamo prima a Roma, nel 1945, poi a Milano, dove visse di collaborazioni ed espedienti editoriali. Intanto, presso Einaudi, in questo stesso periodo, usciva la nuova edizione del Canzoniere. Tornato a Trieste nel 1947, cade di nuovo in preda alla nevrosi, ma riesce comunque a lavorare alla terza edizione di quella che sarà l'opera più importante di tutta la vita, cioè il Canzoniere, e, cosa abbastanza bizzarra, al saggio autobiografico Storia e cronistoria del Canzoniere, pubblicato poi nel 1948. Gli ultimi anni saranno anni bui, saranno anni duri, saranno anni dolorosi. Saba ricorrerà all'oppio, non tanto per sorbirsi come facevano in qualche modo i decadentisti di cui abbiamo già parlato e che abbiamo già affrontato, ma per cercare di lenire il dolore derivante da una serie di patologie. Affronterà anche una faticosissima disintossicazione e meditò in più occasioni addirittura il suicidio. Infine si spegnerà in una clinica di Gorizia nel 1957 e usciranno postumi l'edizione definitiva del Canzoniere, che è sostanzialmente la sua opera principale, la più importante, ma che sarà poi definitiva postuma nel 1961, e il romanzo Ernesto del 1975. Quali sono le costanti letterarie di un autore come Umberto Saba? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che la prima costante letteraria che possiamo identificare nell'opera di Saba è quella della poesia onesta. Cioè, per Saba, la poesia deve essere necessariamente onesta. Saba adottò un modo di far poesia semplice, apparentemente addirittura possiamo dire anche banale, partendo sempre dalla propria personale esperienza, rimanendo sempre praticamente nel solco della quotidianità. Il suo linguaggio si colloca al di qua della crisi novecentesca della parola. Saba, per esempio, rifiuta sostanzialmente la lezione del simbolismo e, in primis, la lezione dell'estetismo, perché per Saba il simbolismo e l'estetismo decadente è assolutamente irricevibile e lo supera per mescolare la lingua della tradizione letteraria con la lingua d'uso in un plurilinguismo che non ha assolutamente nulla di ironico. Ne risulta un singolare impasto poetico e impoetico, poesia e prosa, innalzamento del quotidiano e abbassamento del solenne, completamente all'opposto di ciò che era stata per esempio l'esperienza d'annunziana e pascoliana, quella che per intenderci aveva poi dato in qualche modo la stura e l'avvio al movimento dei crepuscolari. E sostanzialmente tutti i caratteri che costituiscono la sua cifra più originale e anche immediatamente riconoscibile.
In pratica, Saba, in un'epoca di sperimentalismo del trionfo del verso, rimane fedele alle forme metriche della tradizione lirica sett-ottocentesca e in particolar modo alla canzone, al sonetto e alla terza rima. Per quanto riguarda le opere, le più importanti che potremmo ricordare sono sostanzialmente, a parte il canzoniere, che è chiaramente l'opera di Saba omnia, la più importante, quella che dobbiamo necessariamente ricordare, ma intanto vanno citati due articoli importanti, quello che resta da fare ai poeti del 1911, si tratta praticamente di un articolo pragmatico scritto nel 1911 per La Voce. Saba comunque non sarà mai un vociano perché quell'articolo venne rifiutato e pubblicato poi postumo, ed è un articolo in cui introduce una preoccupazione etica in campo estetico, affermando che ai poeti resta da fare la poesia appunto onesta, linea guida sostanzialmente principale per quanto riguarda la tematica del nostro, capace cioè di rispecchiare con esattezza il mondo interiore, mondo interiore dell'autore in questo caso, è preoccupato unicamente di essere autentica. In questo senso, in questa chiave, antepone praticamente Manzoni ad D'Annunzio, convinto dell'immoralità di ogni artificio retorico nell'arte come nella vita. Come per dire, Manzoni sì, D'Annunzio assolutamente no, perché se sei immorale nell'arte, sei indubbiamente immorale anche nella vita. Abbiamo poi altri scritti, poesia, filosofia e psicanalisi del 1946, articolo che viene pubblicato nella Fiera Letteraria del 1946 e attribuisce alla poesia il merito di aver portato alla luce l'inconscio, del quale, secondo Saba, la poesia stessa è manifestazione così come il sogno. Dall'inconscio, per Saba, scaturiscono al contempo l'impulso artistico e le nevrosi, e curare le seconde significherebbe in un qualche modo sostanzialmente annullare il primo, cioè senza attuazione nevrotica non vi è alcuna capacità creativa nell'individuo in quanto tale. La poesia si configura in questo senso, per Saba, come una sorta di surrogato della terapia psicanalitica. È così che giungiamo praticamente alla sua opera sicuramente più importante, Il Canzoniere, un'opera che abbraccia un lungo arco di tempo dal 1921 al 1961. I temi e la struttura sono abbastanza noti e ricorrenti. Nell'edizione definitiva, uscita postuma, come vi dicevo poc'anzi, nel 1961, Il Canzoniere appare diviso in 26 sezioni riunite in tre volumi, secondo un criterio sostanzialmente cronologico voluto dall'autore. L'opera può essere considerata un'autobiografia in versi, dove però non vengono documentati gli eventi esteriori, ma i moti dell'animo, i pensieri dominanti dell'autore, insomma la vita, se vogliamo, della coscienza e dell'inconscio dell'autore stesso, storia di un'anima e specchio di un malessere che è poi malessere esistenziale. Non tanto come il male di vivere di Montale, esteso in qualche modo alle forme più auliche dell'intera collettività, vi ricordate quello che dicevamo, cioè la capacità di Montale in qualche modo di collettivizzare il dolore attraverso l'utilizzo dei tempi all'infinito, contrariamente per esempio a ciò che dicevamo di Ungaretti, che sostanzialmente utilizza invece dei tempi chiusi, finiti, per farci comprendere la impossibilità di modificare l'evento avvenuto, considerato fermo nel tempo, e Saba che prende in considerazione la nevrastenia come forma sostanziale di una sorta di possibilità di amplificazione dell'arte. Il volume primo, volume che si estende dal 1900 al 1920, raccoglie 125 liriche, 9 sezioni, e di fatto coincide con la prima edizione del Canzoniere, quella del 1921. Edizione che viene asciugata e ristrutturata. Saba rivive questo suo tempo dell'esperienza come un romanzo di formazione, all'insegna in particolare delle armi, degli amori, la vita militare e il difficile rapporto con le donne, in particolare con la moglie Lina. Il volume secondo abbraccia un periodo di tempo differente, siamo tra il 1921 e il 1932, il più breve dei volumi all'interno del Canzoniere, riunisce in realtà 105 testi in 8 sezioni e si conclude con le poesie di ispirazione psicanalitica del piccolo Berto, sezione molto importante perché è una sorta di autoanalisi del nostro, che attraverso questa azione è entrato in una nuova stagione della vita, ossia il tempo della conoscenza. Saba
rilegge in questa chiave il proprio passato alla ricerca delle cause del proprio malessere, delle leggi universali, della vita umana, il romanzo familiare, dominato dalla figura del padre, della madre, della balia, si alterna con sezioni in cui lo sguardo del poeta si allarga fino ad abbracciare l'intera umanità. Infine, il volume terzo raccoglie 165 liriche in 9 sezioni e si conclude con le poesie della vecchiaia, giunto finalmente nel senile tempo della sapienza. Saba tende a sostituire alla materia autobiografica il repertorio della tradizione mitologica e letteraria, mentre la pulsione narrativa si affievolisce a favore di un'ispirazione decisamente epigrammatica. Da psicologo, Saba diventa filosofo, si interroga sul dolore universale, sul comune destino dell'umanità, mentre la sua poesia assume un'aria sentenziosa e di carattere indubbiamente pedagogico. In pratica, l'opera che si è venuta stratificando parlando di Saba nell'arco di mezzo secolo, Il Canzoniere, diventa una forma d'arte capace di evidenziare una grande eterogeneità di forme e di stili sulla base delle esigenze della materia, delle evoluzioni, del gusto, dell'inevitabile flusso delle poetiche dominanti, e Saba sperimenterà generi diversi, dalla favola alla lettera, dall'autobiografia all'idilio, dall'aforisma al melodramma, a diverse tonalità espressive, allegoriche, realistiche, ermetiche, liriche, canoniche, iconiche e anche ironiche. Abbiamo un Saba prosatore che comunque ci ha lasciato ben poca roba, Scorciatoie e raccontini del 1946, volume che comprende 165 scorciatoie, brevi prose di carattere aforistico, 13 raccontini, poco più ampi di carattere aneddotico, qualche distico, e questi scritti denunciano in primo luogo gli orrori dell'Olocausto, che vedremo in maniera più dettagliata parlando di Primo Levi, e le ingiustizie del regime fascista. Ma non mancano in questo senso le polemiche, o meglio dire la polemica letteraria, con la critica e il costume. Infine, per concludere, va precisato che ossessionato dall'idea di poter essere frainteso, caso abbastanza emblematico se non bizzarro, Saba si fa critico di se stesso perché, ossessionato da questa idea di non essere capito, aveva la necessità di far comprendere l'opera che stava svolgendo. E quindi pubblica nel 1948 un saggio col pseudonimo di Giuseppe Carimandrei, e in esso spiega la genesi e il significato delle sue poesie, spesso lo fa polemizzando con l'ottusità dei critici che non lo avrebbero compreso. Concluderei parlandovi un attimo dell'Ernesto, cioè il romanzo di formazione lasciato incompiuto e pubblicato postumo. È un romanzo il cui adolescente protagonista è evidente proiezione dell'autore stesso, alla ricerca delle origini del suo malessere. Saba si concentra in particolare in questo romanzo sull'inconfessata iniziazione sessuale del protagonista con un uomo adulto, suo compagno di lavoro, e la scabrosità chiaramente dell'argomento spingerà l'autore a chiedere alla figlia di distruggere totalmente il manoscritto, che in realtà verrà conservato. Direi che per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima video lezione.